Ciao ragazzi, l'argomento che voglio trattare oggi riguarda alcune riprese fatte da alcuni automobilisti con la loro dashcam. La dashcam è un dispositivo di sorveglianza che viene installato su alcune auto. Forse avrete già visto molte pubblicità che ne parlano e sponsorizzano questo strumento. Il più delle volte questi apparecchi vengono installati per registrare dei video riguardanti la dinamica degli incidenti. Alcune volte però questi dispositivi hanno catturato cose veramente strane ed inquietanti. Si sa che i camionisti fanno viaggi lunghi e pericolosi e sono abituati a vedere di tutto. Ma ciò che è capitato a questo instancabile lavoratore avrebbe fatto venire i capelli bianchi a chiunque. Mentre l'uomo è alla guida del mezzo, delle persone cercano di bloccare il camion, riversandosi sulla strada e cercando di sbanargli la strada gettando dei rami di alberi. L'uomo viene bersagliato da ogni tipo di oggetto. Il camionista a quel punto indietreggia, poi riparte. Non so a voi, ma ciò che è successo a quest'uomo è un incubo. Australia, 2015. La dashcam di questo automobilista riprende un uomo fermo a una curva della strada. Ad un certo punto, lo strano individuo si avvicina all'auto e si ferma. L'uomo nell'auto, preso dal panico, accelera e fugge, mentre il malintenzionato si butta in avanti urlandogli contro. Un automobilista che tornava a casa sua con la sua famiglia riprende con la sua dashcam qualcosa di veramente terribile e inquietante. Un uomo vestito da clown si ferma in mezzo alla strada. Fa un saluto con la mano, poi tenta di aggredire la povera famiglia. Maggio 2018, Thailandia. Un'automobile riprende con la sua dashcam qualcosa di veramente inquietante. Mentre era alla guida della sua auto, sulla strada si materializza una strana figura umana. L'uomo la vede, ma non fa in tempo a fermarsi. La cosa più strana è che la strana figura non sembra minimamente essere spaventata dall'auto, che la prende in pieno attraversandola senza avere nessun danno. Ciò che hanno vissuto queste persone è veramente terribile. Personalmente non saprei nemmeno io cosa fare in una situazione del genere. Però se posso darti un consiglio, scappa. Spero che il video ti sia piaciuto e noi come al solito ci rivediamo la prossima settimana per un nuovo video.